E come ogni venerdì entriamo nella farmacia Icardi di Bologna per collegarci con la dottoressa Maria Sandra Icardi. Con lei parleremo di conservazione dei cosmetici in casa. Buongiorno dottoressa, bentornata a colazione in farmacia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Dunque, oggi parliamo della conservazione dei cosmetici in casa e quindi sicuramente qualcosa che può interessare molte persone perché magari non tutti sanno esattamente come conservare, come vanno conservati i cosmetici e se nella moda il termine vintage sicuramente definisce un capo di vestiario o di accessorio e col tempo acquisisce un valore, magari lo stesso accade con il vino, lo stesso accade con i formaggi, magari il discorso è un po' diverso, per i cosmetici, o sbaglio? Infatti vanno consumati freschi in breve tempo. Ecco. E una lei conferma, e ha detto di dirne siga, le aziende di tutto il paese dell'Unione Europea, obbligandole a data di scadenza oppure quella posta apertura. Allora, dottoressa, mi scusi, ma si sente un po' disturbata la linea, quindi le chiedo cortesemente se riesce di spostarsi in un luogo dove, come dire, dove il segnale è cristallino, così riusciamo a fare. Ok, adesso dovrebbe andare Va meglio. meglio? In Va teoria sì, meglio? in teoria sì. Sente meglio? Sì, bene. Allora, tornando a questa G, stabilisce che se la data minima del prodotto cosmetico è inferiore ai 30 mesi, cioè inferiore a 2,5, questa data necessariamente riportata in etichetta, ed è praticamente la data di scadenza del prodotto. E si tratta infatti della data alla quale il prodotto, fortunatamente osservato, continua a soddisfare il suo potenziale, quindi rimane sicuro. E quel periodo va indicato con la dicitura usare preferibilmente entro, segui l'indicazione del mese dell'anno. Se necessario, in etichetta noi abbiamo anche delle condizioni, per esempio da rispettare per garantire questa conservazione, per esempio conservare al riparo dalla luce esco e così via. Ok, dottoressa, allora proviamo magari a richiamare, richiamiamo velocemente, ci rimettiamo in collegamento con lei, adesso la regia farà tutto il da farsi, io intanto riepilogo brevemente perché magari i nostri ascoltatori ovviamente non sono riusciti ad ascoltare perfettamente quello che ha detto la dottoressa e cosa ha detto? In pratica che una legge comunque conferma il fatto che ovviamente vada elencata la durata minima del prodotto cosmetico che è inferiore ai 30 mesi, cioè 2 anni e mezzo e in questo caso deve essere riportata necessariamente sull'etichetta ed è questa la data entro la quale il prodotto, se opportunamente conservato, naturalmente, continua a soddisfare la funzione iniziale, quello per cui era stato acquistato, ovviamente. Il periodo va indicato usare preferibilmente entro, seguita poi ovviamente dall'indicazione del mese e dell'anno. Dottoressa, vediamo se riusciamo a sentirci. Dite. Adesso forse sì, vediamo un po'. Innanzitutto ho fatto il riepilogo di quella che è stata la sua risposta, così da agevolare magari gli ascoltatori che non avevano sentito bene. E cosa invece accade per i prodotti che hanno una durata superiore ai 30 mesi? Allora, se durano più di 3 mesi da stimati veramente da pubblicazione della durata minima non è obbligatoria. Quindi la legge di un altro obbligo, cioè l'indicazione etichetta relativa al tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, la pelle del consumatore. Questa informazione che è indicata da un simbolo sull'etichetta che si chiama PAO, vuol dire Not after cleaning, cioè periodo dopo l'apertura, acronimo inglese. Sì. Questo simbolo riportato sul contenitore e sulla quindi l'abbiamo sia sulla scatola di cartone che già il contenitore tubetto, il barattolo di plastica, è uguale per tutta Europa, era appunto un piccolissimo vasetto di cartone aperto, scritto da un numero corrispondente ai mesi e dalla lettera M. Relativa al periodo di tempo in cui il cosmetico, una volta iniziato, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. E facciamo un esempio: l'indicazione 6M significa prodotto, ma inalterato
sperate le sue proprietà per 6 mesi dal primo utilizzo. Ecco, quindi questa è sicuramente come dire, un'informazione utile. Non tutti sapevamo esattamente, perché credo sia capitato a molti di vedere appunto questo disegnino del barattolo aperto con la dicitura 6M o con un numero differente. 10M, quindi... esatto. 9, sì, sì, sì. 3M, può esserci anche. Ecco, quindi questa, diciamo, è un'avvertenza chiara, diciamo, no? Quindi sicuramente sì, è molto chiara, ma è poi rispettata in generale? Guarda, nonostante siano ormai molti anni che non si presentano sulle etichette questa avvertenza, la maggior delle donne, delle persone, le ignora, oppure non viene e usa prodotti a prescindere dal arco temporale con un rischio di eventuali danni per salute. Questa sì, tendenza all'età del cosmetico è confermata anche da un'indagine, una ricerca che è stata fatta da una inglese, l'Opinion Research, che rivela che il 49% degli utenti di cosmetici, quindi la metà dei datori, non si preoccupa della scadenza di prodotti volta aperti, il 15% dice di non sapere che trucchi e creme si metteranno, il 86% continua a usare oltre quella data che sa bene che usa una cosa scaduta, mala da usare, e il 60% non fa caso agli ingredienti che pongono. Quindi se è vero che tutti sanno del buon funzionamento del chiapparo, per esempio, si guardano bene dal mangiarci o qualcosa colto terra o da bere il pescato, non ci pensano due volte, veramente tutta la roba guasta, quasi si tratta di che vanno a contatto con un organo rettale, porta qual è la pelle, il discorso cambia, ma che il discorso cambia. Ecco, quindi sicuramente questa indagine è molto, molto interessante, in alcuni sotto un certo aspetto anche abbastanza spaventosa, tra virgolette, senza usare un termine troppo magari troppo esagerato, ecco, però il 40... presente che questa è una che è inglese, magari sì, stanno meglio. Speriamo che in Italia vada meglio, certo, però il 49% degli utilizzatori di cosmetici che non si preoccupa della scadenza dei prodotti una volta aperti. Ecco, questo comunque fa sorgere l'importanza anche di fare educazione sicuramente da questo punto di vista, perché come diceva giustamente lei, se una persona non beve il latte o non mangia un sugo pronto, per dire, che è scaduto, non si capisce perché si debba utilizzare un cosmetico sulla propria pelle che magari è vecchio di 6 mesi o addirittura anche di più. Dottoressa, quali sono i segnali che ci avvertono che un cosmetico è andato male? Il primo segnale cosmetico deteriorato è il cambiamento di odore, di colore o di consistenza, quando si separano le fasi, cioè. Ma poi se ci però delle alterazioni cromiche, quindi microbiche che non percepibili, che possono provocare evoluzioni dermatologiche. Ecco, e invece quali sono i cosmetici, le categorie di cosmetici che sono più facilmente deteriorabili? Sono soprattutto quelle dei cosmetici ricchi d'acqua, come shampoo, bagno schiuma, lassi, denti, creme, gel. L'unico metodo affidabile per il quale di usare prodotti che interna l'edità è quando si per cui noi sappiamo che è un problema 6 mesi, ma se lo sappiamo più, lo usiamo più quando l'abbiamo aperto, chiaramente questa regola può essere anche involontaria. Allora, dottoressa, purtroppo adesso si continua a sentire un po' disturbato, allora prego la regia di chiudere la chiamata. Che sia la vostra lì, perché io può essere. Ho 5 tacche nel telefono, quindi sono in certo, campo. No, ma infatti... Può essere un problema nostro. Adesso proviamo a richiamare con un telefono diverso da quello che abbiamo utilizzato finora. E adesso vado a riepilogare un po' quello che ha detto la dottoressa, visto che comunque un po' di disturbi c'erano anche durante la chiamata. Giustamente i segnali che ci avvertono che un cosmetico è andato male, in linea di massima, è il fatto che può cambiare di odore, può cambiare di colore e anche di consistenza, e ci possono anche essere magari delle alterazioni microbiche, che ovviamente da un certo punto di vista non possono essere apprezzabili a occhio nudo dai vari consumatori, e questi sono appunto i segnali che ci avvertono di un cosmetico che può essere andato male. Ricordo anche la statistica inglese che dice
dice che il 49% degli utilizzatori di cosmetici non si preoccupa della scadenza. Questo è sicuramente qualcosa di preoccupante, e anche per questo vogliamo fare informazione su questo tema, visto che i cosmetici sono sempre più utilizzati, che sia dalle donne che sia dagli uomini, e fanno comunque parte delle giornate un po' di tutti. E ovviamente, come qualsiasi cosa che poi viene utilizzata, che venga ingerita o che venga utilizzata anche sulla propria pelle, bisogna preoccuparsi della data di scadenza anche per quanto riguarda i cosmetici. Dottoressa, proviamo di nuovo, speriamo che ora vada meglio. Stavamo parlando delle categorie di cosmetici più facilmente deteriorabili, e come aveva detto lei, sono soprattutto quelli ricchi d'acqua. Sì, e poi prendiamo i solari, che vengono stressati dalle condizioni cliniche, per cui usateli fino all'uscita, magari utilizzandoli per le zone esposte, entro in città, perché non è consigliabile per la pratificazione l'estate successiva, chiaramente. Ecco, una avvertenza importante è la di non diluire i prodotti con acqua, dello shampoo, aggiungendo acqua ai flaconi. Così facendo si abbassa la concentrazione del conservante, il cosmetico rischia di inquinarsi, quindi di diluire di volta in volta la fiozio di shampoo e di usare in mente. Ecco, per esempio i prodotti del trucco vanno sempre chiusi bene, chiaramente, le miste temperate spesso, i rossetti ma anche lontani da fonti di calore, che sono sostanze grasse. Chiaro, e infatti questa è quella di diluire gli shampoo e i bagni schiuma, credo che sia un'abitudine di molte persone, e personalmente faccio mea culpa, ogni tanto l'ho fatto anch'io, quindi evidentemente è un comportamento sbagliato che va evitato. E invece, dottoressa, con quali prodotti potremmo magari essere un po' meno scrupolosi? Con quelle categorie di prodotti che conservano meglio nel tempo, quindi con minore rischio di deterioramento, come i profumi dopo barba, i deodoranti alcolici, le lacche per i capelli, le lozioni e gli smalti, cioè sono quelle sostanze che contengono prodotti alcolici. Tuttavia, però, ci sono alcune persone che hanno la pelle così sensibile da presentare reazioni di intolleranza ai cosmetici e prodotti per il trucco e saponi, anche quando questi sono stati appena aperti. Spesso queste persone reagiscono all'applicazione di un prodotto cosmetico che per la maggior parte degli individui non provoca nessun tipo di problema, anche assolutamente ben tollerato. Quindi, siccome la reazione potrebbe essere data da uno dei componenti, è bene imparare a leggere l'etichetta dei cosmetici. Ecco, siamo magari abituati, o comunque si fa molta attenzione, fortunatamente in questo periodo, a leggere l'etichetta dei cibi, però anche l'etichetta dei cosmetici ci può dire molto. E come si fa a farlo? Ecco, c'è una del 1997 che impone che tutti gli ingredienti contenuti in olio crescenti. Primo in alto è quello in cui ce n'è di più, diciamo il concetto più piccolo, e per descrivere uso un codice una denominazione internazionale che però un po' difficile perché sono in latino, molti in inglese, ci sono delle sigle, dei numeri. Ecco, però questa etichetta, questo diciamo, codice è unico in tutti i paesi della Unione Europea ed ha anche una diffusione internazionale, praticamente facilita l'identificazione delle sostanze alle quali si può essere allergici. Una volta che uno sa a quale sostanza è allergico, va a vedere l'etichetta, deve ricordarsi come si chiama la sostanza, chiaramente con queste terminologie. Però, per esempio, nonostante la descrizione sia davvero molto dettagliata, non risolve il problema relativo alla presenza di impurità all'interno del cosmetico, perché le impurità possono essere di natura chimica o batterica e sostanze inquinanti che si possono formare durante l'intero ciclo di vita del prodotto, a partire dal momento della formulazione, passando poi alla fabbricazione, la commercializzazione fino al momento del consumo. Ecco, e tra l'altro lo dico anche per esperienza personale, la mia ragazza ogni volta che compra un cosmetico va sempre a guardare l'INCI e tra l'altro, mi corregga se sbaglio, anche su internet comunque si possono trovare le formulazioni, certo, del prodotto e i vari INCI anche dei prodotti, almeno ovviamente sempre tenendo presente i siti che sono... non ci sono le quantità, penso che non è come per i farmaci che noi vediamo i milligrammi, però c'è l'elenco dei componenti, perché chiaramente molte formule cosmetiche sono, non dico segrete, ma insomma sì, cioè ci sono brevettate proprio perché hanno delle esclusività alcuni cosmetici, quindi proprio là
l'insieme, è come la ricetta dello chef, degli ingredienti, però viene dichiarata, cioè cosa c'è dentro si sa. Quello sì, quanto quello sia, sì. Si sa in, diciamo indicativamente, perché sappiamo che sono in ordine decrescente. Chiaro. Dottoressa, abbiamo parlato delle impurità, e quali sono i principali imputati proprio di queste impurità dei cosmetici? Il nickel è il più temuto dai consumatori perché è responsabile di fastidiose allergie per il 7-10% delle donne e per il 2-3% della popolazione maschile. Quindi è un metallo, il nickel, che è presente un po' dappertutto, e l'allergia al nickel si manifesta principalmente con una dermatite da contatto. Okay. Ecco, dobbiamo ricordare però che tutti i cosmetici contengono, chi più chi meno, tracce di nickel, perché è una sostanza inquinante ed è anche il residuo di altre sostanze. E infatti vietato come ingrediente, quindi non lo si mette apposta assolutamente, sì. Ma può essere presente in quantità infinitesimali, per cui non troverete mai sulla confezione di un cosmetico la scritta nickel free, cioè privo di nickel, ma piuttosto nickel tested, cioè testato su persone allergiche alla sostanza. Quindi quando il prodotto è stato testato su queste persone che sono notoriamente allergiche alla sostanza e non hanno avuto reazione, vuol dire che il nickel è in quantità veramente tracce infinitesimali, quindi il prodotto è molto puro. Ecco, e infine, per concludere l'intervento, dottoressa, quali sono i consigli che possiamo dare alle persone con la pelle sensibile? Allora, io consiglio di usare pochi prodotti che a loro volta contengano poche sostanze, quindi scegliere prodotti semplici, scegliere prodotti in tubo, per esempio la crema cosmetica in tubo piuttosto che nel classico vaso, perché la confezione nel vaso, sappiamo, è più elegante, fa chic, ma il tubo è non solo più pratico ma anche più igienico, perché c'è meno contatto tra la crema, l'aria e le dita. E poi, se in etichetta alcuni componenti hanno nomi strani, non usuali, difficili da interpretare, basta chiedere aiuto al farmacista, sarà in grado di riconoscere e di aiutarli sempre. Ecco, questo è un consiglio che giustamente noi ripetiamo ogni giorno, perché i farmacisti possono essere davvero molto utili per una vasta serie di consulti, anche insomma di richieste da parte degli utenti della farmacia, anche per quanto riguarda i cosmetici. Quindi oggi abbiamo scoperto come conservarli in casa, che sono molto diversi dal vino, dagli abiti vintage, perché giustamente sono soggetti a scadenza, e quindi non c'è più nessuna scusa, nessuno da adesso in poi dovrà in alcun modo utilizzare cosmetici scaduti, anche perché ovviamente mettendoli sulla propria pelle sarebbe un controsenso. Dottoressa Icardi, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà, alla fine siamo riusciti Ce l'abbiamo fatta. E venerdì anche per la linea telefonica e la linea internet. Io come sempre la ringrazio molto per la sua disponibilità e le auguro una buona giornata, un buon fine settimana, e a risentirci settimana prossima. A presto, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie ancora quindi alla dottoressa Maria Sandra Icardi della farmacia Icardi di Bologna. Abbiamo parlato con lei della conservazione dei cosmetici in casa. Ripeto, nessuna scusa, non potete più utilizzare cosmetici di un anno fa, di un anno e mezzo fa, come spesso purtroppo accade. Bene, con questo chiudiamo la nostra parte del Giro d'Italia in farmacia.